La divisa non è soltanto un simbolo, non un simulacro apparente, la divisa va indossata da tutti. Così il presidente della Corte d'Appello, Maria Teresa Vagliasindi, alla giornata della legalità economica organizzata dalla Guardia di Finanza al Teatro Regina Margherita. Quest'anno i protagonisti sono stati i giovani, gli studenti delle scuole, perché loro i primi in indirizzo per ricevere il messaggio che la legalità economica e il rispetto delle regole si impara sin da bambini. Il coraggio di dire no ad un ordine ingiusto, le tasse vanno pagate e non sono i cittadini a dire giusto o ingiusto, ma le leggi, le regole che vanno rispettate. Questo è il messaggio della Guardia di Finanza che tutela e non sanziona. E ha parlato anche della corruzione che dilaga in tutti i settori. Il capo ufficio comando della Guardia di Finanza, Sebastiano Rapisarda, in un duro, veemente sentito intervento di apertura dell'evento. Una mattinata ricca di spunti, di riflessioni e di momenti di spettacolo, dal ballo alla musica. La regia dell'evento è stata curata dal capitano Rapisarda, sul palco invece Grande Mattatore, il giornalista e conduttore Salvo La Rosa. Complimentandomi con Caltanissetta, perché è protagonista di una manifestazione che si svolge qui ma che è di livello nazionale e internazionale. Quindi complimenti alla città, ovviamente complimenti in modo particolare alla Guardia di Finanza, al comando interregionale, al comando regionale e al comando provinciale di Caltanissetta, perché ogni anno realizzano una cosa veramente unica nel suo genere e anche quest'anno sono stati coinvolti veramente tantissimi ragazzi, tantissime ragazze, anche i più piccolini, per questo grande messaggio di legalità che parte soprattutto dalla scuola. Dicevamo poc'anzi che noi abbiamo il compito di informare, però poi dobbiamo anche formare queste nuove generazioni e queste coscienze. Essere testimonial, presentatore da 4 anni di questa manifestazione è per me motivo di grande gioia e di grande orgoglio, intanto perché lavorare con i giovani è sempre bello, è sempre straordinario, ti dà sempre qualcosa di nuovo, di stimolante, e quindi stare con questi ragazzi è bellissimo, lo vedo con i miei figli e quindi anche con questi giovani con i quali ho il piacere spesso di lavorare e di collaborare e poi trasmettere appunto questi messaggi che servono a creare formazione, a creare legalità, a creare una speranza per il futuro è una cosa molto bella. Presenti i rappresentanti delle forze dell'ordine, accolti dal padrone di casa, il colonnello, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Luigi Macchia. Erano presenti i comandanti generali delle Fiamme Gialle, le cariche civili, militari e religiose. Gli spunti che ha dato lo spettacolo sono arrivati al cuore degli invitati spettatori. C'è un principio fondamentale, noi siamo la Guardia di Finanza per il sociale, ecco. Siamo con i cittadini, non ci contrapponiamo, anzi ci mancherebbe. Prima di tutto noi stessi siamo dei cittadini e abbiamo fatto questa scelta perché crediamo nei valori della convivenza civile e quindi vogliamo tutelarli, siamo per i cittadini, questa è la cosa fondamentale. È un invito che rivolgiamo ovviamente sempre, in tutte le occasioni, a tutti quanti, a tutte le persone e oggi ai ragazzi in particolare. I ragazzi dovrebbero essere i primi collaboratori. I ragazzi sono i primi collaboratori, io lo vedo con mia figlia, quando io sbaglio qualche cosa mia figlia me lo dice, papà stai sbagliando, è veramente arrossisco e quindi i ragazzi sono i primi più puri che guardano e giudicano perché dicono la verità. Lo sfruttamento dei minori, la contraffazione, la tutela del Made in Italy tra i temi trattati, con la chiarezza delle immagini e la delicatezza della musica. Un omaggio alla città che ospita da 6 anni l'evento, Caltanissetta, ovvero il mondo delle zolfare raccontato sulle note di Vittina Crozza con la chitarra del maestro Mario Ferrara e la voce di Giovanna Caruana. C'è stato anche il teatro, da Buttitta a Pippo Fava, nell'interpretazione di una delle signore del teatro siciliano, Guaielo. Report dal Salto, gli studenti del Mottura hanno presentato scatti di illegalità. Ad accogliere gli ospiti i pannelli raffiguranti le uniformi degli uomini delle Fiamme Gialle. Ci sarà un pezzo di Caltanissetta che andrà sino al comando generale, il ricordo delle 6 edizioni, ovvero le riproduzioni delle antiche uniformi del colpo in statuette, create dagli studenti del liceo Assunto. È stato un gesto, un simbolo, quello delle ballerine sulle note di Silvia che hanno tolto dalla bocca un cerotto. La legalità non va taciuta, ma va urlata.